Allora andiamo a ricordarvi chi sono i protagonisti di questa finale che vale il bronzo all'Universal Yacht Cup. Allora cominciamo dai danesi del Nordjylland, che hanno questa rosa: Papusch, Mankmann, Buss, Justinsson, Eik, Palsmark, Eriksen, Gustafsson, Nielsen, poi ancora Gullaken, Nemeth, Roche, Schu, Sventrup e Nibi. La Sampdoria invece: Andrea Rossi, Alessio Papa, Sergio, Dennis Boni, Simone Dagnano, Filippo Leonardi, Lorenzo Malanca, Tancredi Pacini, Pedro Pignero, Simone Rosciglioni, Tommaso Casalino, Mattia Mangiacapra, Leonardo Rebora, Nicolò Vitali, Federico Daddario, Simon Xacosi, Ivan Di Pasquale, gli allenatori, anzi l'allenatore Vito Coppa. Sampdoria con la maglia blu cerchiata, la tradizionale, la formazione invece della Nordjylland con la casacca rossa. Allora va sulla fascia Palsmark, fermato dalla difesa della formazione sampdoriana. Si vede già della buona qualità. Allora dalla bandierina va Nielsen, tutti sono classe 2007. Allora Nielsen dalla bandierina, la palla nel mucchio, il colpo di testa, la parata spettacolare del portiere Andrea Rossi. Due gesti tecnici veramente importanti, e colgo l'occasione per dire che in tutto il torneo si è visto della buonissima organizzazione da parte delle squadre e buonissima tecnica. Ancora dalla bandierina il Nordjylland, palla sul primo palo questa volta. Indipendentemente da questo errore, torno a ripetere, è stato un torneo ricco di buona qualità e veramente piacevole anche da vedere dagli spalti. Soprattutto stiamo assistendo a delle scuole di pensiero di calcio differenti, che filosofie diverse. Stanno affrontando a viso aperto, anche se sono dei risultati larghi, le squadre che hanno incassato più gol magari hanno giocato anche meglio, però hanno raccolto di meno rispetto alle squadre che invece hanno realizzato valanghe di gol. È vero, si va un po' verso la mentalità spagnola, dove si prova sempre a vincere rischiando anche di perdere con dei punteggi un po' abissali, però ognuno è libero di esprimere il proprio gioco. Attenzione ancora al Nordjylland, squadra di Farum. Ancora Sampdoria là davanti, prova a dare fastidio, c'è Mangiacapra. Via Mangiacapra, segnatevi questo nome, cominciatevi a segnare questo nome, ragazzi, perché questo è un attaccante brevilineo, veloce, molto presente, però molto voglioso, si vede, ricordo un po' l'Inzaghi prima maniera. Naturalmente ci aspettiamo tanto da Pacini, da Tancredi Pacini, che ha fatto stropicciare gli occhi nel corso del torneo. Un altro giocatore di cui ne sentiremo parlare tra un paio d'anni, dai. Con molta qualità, si ha tutto il tempo per dimostrare, però le basi ci sono sicuramente. Dunque io sono convinto che almeno da questo torneo qualcuno sicuramente, 4-5 giocatori escono sicuro, sicuramente. Non bisogna mettere pressione ai giovani, farli lavorare con molta tranquillità, perché per loro deve comunque rimanere una passione ed un gioco, però sicuramente abbiamo visto della buonissima qualità. Attenzione a Gustafsson, ancora lui si porta a spasso il pallone, prova a caricare dalla distanza, il tiro, la traversa, che cosa ha fatto, la traversa pazzesca dalla distanza, grandissima coordinazione, bellissimo gesto tecnico, scagliato Eik, andiamola a vedere, guardate la preparazione del tiro, la botta e lì la traversa che continua ancora. Complimenti anche al portiere che era sulla traiettoria, però veramente un gesto tecnico di livello superiore. Stiamo parlando di Andrea Rossi, Luca. Certo, giustamente. Di un portiere di sicuro avvenire. Poi alla Samp hanno il fiuto dei suoi portieri. Non ne hanno mai sbagliato. Uno. È un'ottima fucina di portieri, è verissimo. Andiamo a seguire il calcio di punizione. Calcio di punizione fidato al Nordjylland, pericolosissimo con il numero 12, ancora Andrea Rossi, mamma che cosa ha parato Andrea, ha appena confermato quello che avevi appena detto, grossa qualità, grosso tempismo, il piattone di sinistro di Nemeth che stava per
gonfiare la rete, è arrivata la manona di Andrea Rossi in angolo. Sentite Doria, Doria, sale alto l'urlo dei supporters sugli spalti e qui l'arbitro Casali di Carrara ferma il gioco e dice è fallo, e allora calcio di punizione per la Sampdoria. È stato bellissimo l'ingresso della Sampdoria con l'inno della Sampdoria. Bellissimo, sì sì, è proprio l'attaccamento alla maglia. Ci sono due o tre società in Italia, Sampdoria, Genoa, Torino, che c'è proprio questa tradizione, bellissimo. Anche l'Empoli, giusto, sì, sì, sì. E poi era il bello che i ragazzi cantavano sia l'inno italiano ma che anche l'inno della propria squadra, certo. Cosa fantastica. Ho visto fare la stessa cosa anche ai ragazzi della Juventus in questi giorni. Credo che sia un'ottima cosa, perché bisogna far riavvicinare proprio alla cultura del calcio e dello sport ai ragazzi. La maglia, il valore della maglia, il valore proprio dello sport in se stesso e della maglia, è verissimo, sono pienamente d'accordo. Questi sono i momenti aggregativi più belli. Molto belli, e che te li ritrovi poi in età più adulta, quando dovrai fare delle scelte sia a livello sportivo che anche di vita, credo. Ti danno proprio della personalità e dell'esperienza. Tu immaginati, o anche voi amici che siete a casa, immaginatevi che allo stadio Necchi è tutto pieno, perché ci sono dei genitori, dei fan delle squadre che vengono a guardare dei bambini under 11. Certo, certo. Sì, è sì, una sì, cosa sì. Bellissima, questo riconcilia con il calcio, con lo sport. Con lo sport, anche perché c'è un grossissimo clima di sportività e quindi fa bene ai bimbi, fa bene a tutti, veramente. Guarda Mangiacapra, dove se ne va? Palla al piede, ancora lui. La rimessa laterale. Guarda, piccolino Brevilini. Questo è un tuo pupillo, ma ci hai visto sicuramente bene. Grosso entusiasmo. Questo è veramente forte. È veramente bravo. Sopperisce alle doti magari meno importanti come il fisico, con tecnica e grinta. Veramente bravo. La palla che sballonzola dalle parti del portiere Papush. E allora la rimessa è laterale per la Sampdoria, con Simon Xacosi. L'incontro ancora a Mangiacapra, poi la Samp gioca palla a terra, la ricostruzione al centrocampo della Nordjylland. Siamo ancora lì in mezzo al campo, ancora l'attacco da parte della formazione del Nordjylland. Andiamo a seguire l'azione con la rimessa laterale da parte della squadra danese. Ancora centrocampo, ci sta piacendo anche molto come sta giocando Simone Rosciglioni là davanti, molto attaccante di movimento, di manovra, e devo dire un assortimento da davanti impressionante. Ancora la formazione della Sampdoria che prova questo tiro dalla distanza. Altro gesto tecnico veramente di qualità. Una partita che si sta giocando in maniera molto equilibrata. Guardato Tommaso Casalino. Credo che si risolverà con qualche giocata singola, perché è una partita molto bella, molto tattica, ma anche dove si vedono giocate singole molto belle e molto importanti. Attenzione, il dai e vai, guarda come giocano di prima i ragazzi danesi. Allora sulla linea laterale c'è ancora la giocata, guarda la palla non esce, anzi si esce però. Peccato, apprezziamo il gesto tecnico di Jas Palmark. Molto, un giocatore molto tecnico, anche lui cerca sempre il numero, cerca sempre la giocata per saltare l'avversario. Credo che per un esterno sia la base. Complimenti all'allenatore che gli permette appunto questo tipo di gioco. Poi ti voglio inquadrare Vito Coppa, l'allenatore della Sampdoria. Questo è un ragazzo che farà strada, è bravo, 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 ve lo posso garantire, signore. Il linguaggio del corpo parla chiaro, ci tiene, c'ha passione, credo che i bimbi a questa età prendono molto da quello che gli trasmette. Attenzione, l'uscita adesso da parte di Andrea Rossi, che va a recuperare la sfera di gioco. 0-0, ma qui stiamo vedendo subito grande tecnica, grande entusiasmo. Abbiamo il break da parte di Gustafsson, il tiro dalla distanza senza pretese questo, Luca.
senza pretese, ha provato, forse c'era anche la giocata centrale per sviluppare un'azione al centro dell'area, però è personalità, anche questa è personalità, e va visto il lato positivo della giocata. C'è ancora la giocata sulla fascia, guarda come se ne vanno i ragazzi della Sampdoria, palla verso Rosciglioni, adesso la svirgolata della difesa, però vedi Rosciglioni riesce sempre col corpo a dare fastidio all'avversario, a mettere apprensione, è vero, un difensore non è mai tranquillo quando c'è nelle vicinanze lui. Con attenzione, bravissimo. Siamo sulla fascia, la Sampdoria, il cross, palla nel mucchio, svirgola Casalino, poi arriva il tiro, fa la barba al palo. Questo penso che sia un'azione da far vedere forse anche ai grandi, di solito ai grandi li facciamo vedere ai bambini, questo penso sia un'azione che andiamo a rivedere. Vedi Casalino svirgola, poi arriva Xacosi. Ma bellissima lo sviluppo sulla fascia, dove con 1-2 sono riusciti a saltare l'uomo ed andare a fare un ottimo cross. Il cross dalla bandierina, nessuno arriva a colpire di testa, la palla viene allontanata dalla difesa della Sampdoria, e poi la Danimarca, la squadra danese, un po' fatica nella gestione della possesso palla, che vedete la Sampdoria aggredisce ancora, c'è lo stesso Rosciglioni che va proprio a dare fastidio agli avversari. Qui c'è il fallo tattico a centrocampo, giustissimo fallo tattico, buono schieramento in campo, molto quadrato entrambe le squadre, veramente una partita quasi da categorie superiori. Non sembrano ragazzi del 2007. Assolutamente, è veramente un'ottimissima partita. Mi sembra di vedere una partita della primavera, ti dico la verità, guarda. È vero, si vede già della grandissima tattica, ma unita anche della qualità dei singoli. Guarda che rendono anche questa azione, guarda come fraseggiano bene i due ragazzi della formazione danese. Ancora sulla fascia per l'inserimento di Nielsen, ancora dietro c'è la gestione del pallone di Lorenzo Malanca, all'indietro Samp poi cerca di uscire in questo momento. Sì, cercano sempre di uscire palla al piede, bellissimo, veramente un merito allo sport. Ancora a centrocampo si gioca, guarda con quale cattiveria agonistica i giocatori della Sampdoria vanno sul pallone, però qui l'arbitro avrebbe potuto far, peccato appunto che l'arbitro far andare avanti per l'arrivo del vantaggio. Il gioco, sì. Sì, io sono dell'idea che i giovani vanno fatti giocare, anche sui mezzi falli forse è giusto farli giocare, qui purtroppo poteva lasciare andare l'azione, perché abbiamo visto Luca nel corso del torneo gli arbitri lasciare molto correre la palla, quindi non fermare il gioco su un intervento non corretto, chiaramente. Giusto, credo che sia alla base dello sport e credo che sia disciplina anche per i ragazzi, non fermarsi mai al minimo fallo, perché comunque ci si può sempre sviluppare l'azione, non sempre quello che ha un giocatore sembra fallo poi è tale, quindi è giusto che i bimbi non si fermino mai, che tendino a giocare sempre. Ancora a centrocampo la Sampdoria, c'è l'azione che viene sviluppata proprio ancora dalla Doria nella zona mediana del campo, l'apertura verso Xacosi, questo è un altro giocatore da tenere molto sotto controllo, perché è un centrocampista in grado di dare qualità e quantità, e quantità. Infatti anche ora, pur avendo sbagliato il passaggio, però ha avuto un'idea molto giusta, ha cercato di allargare il gioco, molto anche bravo. Sai Luca, se a quest'età non sempre si può parlare di ruoli precisi o di schemi, però quando arrivi a questi livelli, in queste squadre di questo rango, è chiaro che ai giocatori insegna a stare in campo e vedi anche la loro predisposizione. È ovvio, l'esperienza dice che non sempre chi nasce attaccante. Guarda Xacosi cosa fa, la rovesciata di Rosciglioni, bravissimo, questa è la qualità che fa bene al pubblico, che fa bene da vedere, veramente molto piacevole vedere giocate così di grossissima qualità. Per tornare a prima, è vero, purtroppo si comincia già a avere dei ruoli, però non è detto che chi a quest'età fa il centrocampista non possa avere una grandissima carriera da attaccante. Avete visto Simone che cosa ha fatto in rovesciata, ha provato l'acrobazia, è sinonimo anche di grande personalità provare la rovesciata, forse non nella zona del campo più opportuna, ma è veramente personalità questa.
Però io ti devo dire una cosa, vorrei rivedere il 90% delle rimesse laterali di questi ragazzi. Secondo me sono tutte da rifare. Tutte da rifare, sì. Forse è un lato dove gli allenatori insistono un po' pochi. E però, ma perché comunque, secondo te? Ma sicuramente si dà più importanza alla giocata tecnica con i piedi. Però quindi rimane in secondo piano. Sicuramente comunque in Serie A ci nascono anche tanti gol dalle rimesse laterali, quindi poi dopo le vai magari a migliorare anche in età più grande. Attenzione! Hai visto come è partito da dietro lo Sciglioni, come ha dato il passaggio. Dai, e poi si è smarcato, è andata a ricevere, poteva venire fuori una grossa combinazione. E poi ha fatto il movimento senza palla. Senza palla, che non si vedono tanto nemmeno nelle categorie superiori. Ma è nemmeno la grossa, i grandi fanno è il movimento senza palla. Forse è una delle maggiori problematiche di tante squadre anche di Serie A. Ho visto già due o tre volte appunto il 9 che è Rosciglioni, due contromovimenti vai e vieni che hanno fatto veramente la differenza. Poi noi aspettiamo sempre Mangiacapro, Mattia è fortissimo. Ma lo devo aspettiamo dire a gloria. Che la Sampdoria ha un vivaio eccezionale. Ho seguito in questi giorni alcune partite della Sampdoria e devo dire la verità, mi sono meravigliato del livello di questa squadra under 11. Sicuramente, merito della società, merito degli allenatori che vengono scelti, e a capo degli allenatori hanno Giampaolo, che credo per lo sviluppo del gioco e per la qualità del giocatore sia il top degli allenatori in Italia. Sonia Dijk che guadagna questa rimessa, anzi questo calcio d'angolo. Il Nordsjælland sta dimostrando di essere una squadra di testa. Ragazzi, non trascurano il dettaglio. La bandierina, attenzione, il colpo di testa. La palla lì che ballonzola, poi si tuffa il giocatore del Nordsjælland. Ora la Samp allontana la palla dalla propria metà campo per la prova a risalire la formazione danese. C'è Mankman, poi ancora Nemeth all'indietro. Buona tecnica. Guarda come giocano questi danesi, guarda, ha provato il leziosismo, è stato bravissimo il difensore della Sampdoria a intercettare la sfera di gioco. Ancora un recupero pallone nella fase mediana. La Sampdoria che ha, guarda Rosciglioni, guarda Rosciglioni come va a braccare il pallone, guarda cosa fa Rosciglioni. Lotta su tutti i palloni. Ma questo è spettacolare, sto ragazzo. Spettacolare. Questo mi fa impazzire questo ragazzo. È verissimo. È bravissimo. Grinta tecnica. Grinta tecnica, volontà, voglia di fare. È veramente. E questo invece Casalini. E Casali. Il nostro arbitro. Esattamente, di Carrara. Di Carrara. Un sì. Monumento da queste parti, mi dicono. Un monumento. Chi ha calcato qualche campo da calcio non può non conoscerlo. Te lo trovi ovunque a fischiare, a dirigere partite di calcio. Poi comunque applica il regolamento. Persona molto seria, molto corretta, quindi è proprio predisposto per arbitrare. È persona che comunque riesce sempre a mantenere la calma e comunque a dirigere qualsiasi tipo di categoria, è vero. Attenzione, ancora Rosciglioni. Prova a dribblare un avversario, palla per via centrale su Sakosi, ancora Sakosi! Ma cosa stava provando a fare ancora nella fase del recupero pallone la Sampdoria? La squadra questa che non molla nulla, assolutamente. Non mollano entrambe, ma ritorno a ripetere, mi fa molto piacere che mi piace la voglia di provare la giornata, la voglia di personalità che ci mettono entrambe le squadre. Perché è quello che fa bene al calcio e quello che poi ti fa vincere le partite. Guarda come ti va a recuperare la sfera di gioco pur essendo ancora un'azione bellissima della Sampdoria. E poi il calcio d'angolo. Chapeau davvero. Veramente per complimenti. Questa Sampdoria. In questa azione si è visto un po' di tutto. Voglia di recuperare il pallone, tecnica e anche tattica a livelli veramente alti, complimenti. Hai visto? Recupero pallone, tunnel. Ha alzato la testa. E guardare i giocatori mossi nel mezzo all'aria, veramente giocata di grassissima qualità. 0-0, ma qui che spettacolo, amici telespettatori. Siamo nella fase finale del primo tempo, dalla bandierina alla palla. Il portiere Papus si mette una pezza ancora. Poi c'è il tiro, ribattuta ancora. Guarda qui, ancora Sakosi, l'infaticabile motorino del centrocampo, ancora la Sampdoria. La giocata verso Rosciglioni, questa volta commette fallo.
grandissima grinta di Rosciglione, non finiamo mai di dirlo, veramente un giocatore che ti ritrovi sempre lì davanti, complimenti. Veramente, dall'inizio della partita che ci sta facendo divertire. Il lungo lancio, colpo di testa, l'arbitro fischia e manda le squadre degli spogliatoi. Finisce qui il primo tempo 0-0, ma che primo tempo, Luca! E dunque comincia la ripresa. Dovesse permanere il risultato di 0-0, si andrà direttamente ai calci di rigore. Attenzione, Rosciglione ha provato la conclusione. Però anche qui si è visto della grandissima qualità da parte dell'attaccante, perché mentre gli stava arrivando la palla ha guardato il portiere e ha pensato in una frazione di secondo quello che poteva fare. Forse aveva scelto l'opzione giusta, perché il portiere non era fuori da poter rifare il pallonetto, ma un tiro da terra poteva essere un'ottima soluzione. Complimenti. 0-0. C'è Pappus che dà il pallone proprio difensore. A volte il Nordjylland ha fretta nel dare via la sfera di gioco, come se avesse paura quando c'è il pressing troppo alto da parte della Sampdoria. In effetti li mettono molto in difficoltà quando vanno a pressare gli alti, e quindi magari si sono reso conto i giocatori che buttando via prima la palla rischiano qualcosina meno. E la rimessa laterale per il Nordjylland. C'è Svenstrup. E poi il giocatore della Sampdoria si rifugia in fallo, in calcio d'angolo. Il giocatore è Alessio Papa Sergio. E dunque calcio d'angolo per il Nordjylland. Dalla bandierina guardiamo Nielsen. Da notare anche le marcature a uomo, bellissime. Nielsen dalla bandierina, il colpo di testa, palla alta sulla traversa da parte di Nemeth, che resta contuso nell'azione. Gesto tecnico da parte dell'attaccante di grossissima qualità, il colpo di testa forse è uno dei gesti tecnici più difficili. Invece abbiamo visto un buonissimo colpo di testa e stava facendo anche quasi andiamo gol. Andiamo a rivedere, guarda, chiama lo schema Nemeth alzando il braccio, poi anzi il giocatore che calcia è Nielsen. Alza il braccio come schema e Nemeth di testa mentre andava indietro, quindi è ancora molto più difficile trovare il tempo per lo stacco, soprattutto decidere il piede con cui vuoi staccare. Invece ha fatto un grossissimo gesto tecnico. Sempre 0-0, 2 minuti e mezzo nel corso della ripresa. Poi è importante anche vedere che i difensori di entrambe le formazioni, ma ho visto di gran parte delle squadre del torneo, non buttano via la palla, la giocano, provano a uscire palla al piede, quindi provano a uscire con personalità. Sì, c'è proprio la voglia di partire palla a terra, e si vede come si è visto nell'azione in uscita, palla al centrale difensivo, scarico sull'esterno alla ricerca dell'attaccante con i centrocampisti che vanno a accorciare. Attenzione a Pacini, palla nel mucchio, visto che bella giocata elegante di Tancredi Pacini. Grossissimo, io credo che anche in Serie A la grossa differenza le fanno i giocatori sugli esterni. In questa partita si è vista molto qualità sull'esterno di entrambe le squadre. Vediamo il disimpegno del Nordjylland. Trovato un po' in affanno la difesa danese, la Sampdoria ha una marcia in più in questa partita. Ora viene praticamente preso stretto, ci stava il fallo, e questo è un sinonimo di apprensione da parte del difensore, sa che Rosciglione può inventare qualcosa in qualsiasi momento e quindi subisce una marcatura molto stretta. Attenzione, c'è ancora il dribbling, questa volta non esce, e poi fallo, i danni del giocatore della Nordjylland. Calcio di punizione per la formazione danese, che ora perde il pallone, anzi lo riconquista. Guarda nella fase dell'interdizione come sono bravi sia i doriani sia i danesi. Adesso c'è grosso pressing in mezzo al campo, c'è veramente
la voglia di andare a riconquistare questo pallone per creare qualcosa di importante da parte di tutti i giocatori. E l'arbitro accorda il calcio di punizione. Puntualissimo il nostro arbitro, ha visto una spinta di fallo di mano alla Sampdoria. C'è un altro cambio. Cambio nella Sampdoria. Poi il bello di questo torneo è che entrano ed escono i giocatori come se nulla fosse, però fanno bene gli allenatori a far giocare partite di un certo livello, anche impegnative, a quei giocatori che hanno magari meno minutaggio. Sicuramente. E poi giocano tutti, tra l'altro, giocano tutti. Questo è molto positivo e credo sia anche la cosa più giusta, perché comunque una squadra ha bisogno sempre di tutti gli elementi. A quest'età c'è qualche bimbo che ovviamente è un attimino più avanti e chi è un attimino più indietro, ma quelli che sono leggermente indietro sicuramente riusciranno ad arrivare al livello degli altri solo giocando e solo sbagliando durante le partite. Certo. Quindi è veramente molto positivo questa cosa. La partita può riprendere, calcio di punizione nel Dorgeland di palla sparacchiata lì nel mucchio. Poi la Sampdoria adesso prova a ridistendersi in fase offensiva. Con il Nordjylland, la rimessa laterale è per Justinusson. Ancora pallone con Eck e richiama lo schema, chiama il giocatore. Sì sì, come abbiamo visto prima anche dal calcio d'angolo c'è una grossa organizzazione di base. Ancora Sventrup, poi la cross di Henk, il tiro, la paratona ancora di Andrea Rossi. Mamma, ennesimo mia! Gesto tecnico da parte di entrambi, che grossissimo cross, cosa bellissima conclusione. Ancora Rossi che ha dimostrato ancora una volta la qualità che ha. Ancora la Sampdoria in avanti. Attenzione, prova la giocata. Ancora formazione di Coppa. Difensore, andiamo a rivedere, guarda, guarda. Il lacrosse arriva bellissima sui piedi girata del giocatore e qui portiere che sta in piedi fino da ultimo. Una parata da Viviano. Da Viviano. Credo che Viviano, guardandolo, se l'avesse vista, sarebbe molto orgoglioso appunto del suo, speriamo, erede. Veramente bravissimo Andrea Rossi. Questo è un altro giocatore da cerchiare il nome sopra, attorno. Anche perché in Italia portieri sono sempre stati tra i migliori giocatori a livello europeo, quindi non apriamo questa parentesi, per carità, per carità. Non finiamo più, se non no, la ovviamente finiamo più altrimenti oggi. Allora, continuiamo a goderci questo spettacolo che ci stanno offrendo le due formazioni. C'è Pedro Pignero, sempre classe 2007 naturalmente, controllo al centrocampo della Sampdoria. Guarda l'eleganza di Casalino, ha provato stop e passaggio al più vicino, era di spalle e quindi si è appoggiato con l'esterno con naturalezza, come se fosse è un bello gesto proprio quotidiano. Il concetto di centrocampista che stop, essendo di spalle alla porta, non sa chi ha dietro, si appoggia a quello che vede e poi si ripropone per andare a creare la superiorità numerica in fase offensiva. Rimessa laterale per la Sampdoria, guarda Pacini, ancora Pacini, guarda come si porta la palla sulla linea laterale. Giocatore di grandissima qualità, prova sempre il numero, grossissima personalità e grossissima soprattutto voglia di inventare e soprattutto di segnare. Adesso dietro Lorenzo Malanca, ha rischiato un po', però adesso sta facendo galoppare Papa Sergio, la palla cade tra le braccia della peccato portiere. Per questo cross, perché da un'azione di rischio si era sviluppata un'azione molto favorevole per i ragazzi della Sampdoria. Qui c'è la spintarella, calcio di punizione per la squadra danese del Nordjylland. Qui naturalmente il Necchi si è gremito, riempito in ordine di posto e grado.
Sì, la partita di dopo sicuramente è l'apice dell'intero torneo, ci sono due squadre che hanno fatto la finale anche l'anno scorso. L'anno scorso, infatti. Sono state loro e sicuramente è la massima espressione della qualità di questo torneo. Spesso nei tornei così lunghi chi arriva in finale magari ha sempre qualcosina in più. Se poi per due anni di fila si ripete la storia, molto probabilmente sono società su cui che puntano molto. E che si presentano sempre con le formazioni migliori. Migliori, sicuramente. Con le B o con le C, sicuramente, perché come spesso abbiamo detto è diventato un torneo molto importante a livello europeo dove si vede della grandissima qualità di gioco. Svirgolata da parte della Sampdoria. Ora la Sampa che gestisce molto bene il possesso del pallone. Rimessa laterale, Alessio Papa Sergio. Se tu vedi, tra l'altro, tutti i giocatori quando ricevono il pallone vanno incontro. Sì, è veramente bello, vedo dei grandissimi contromovimenti prima di andare via e poi venire incontro. E poi la cosa che ho notato, e questo è merito sicuramente degli allenatori, la correttezza nella scelta della giocata. Quando sei di spalle alla porta ti insegnano fin da piccolo, appunto, l'età di appoggiarti e girarti e andare verso la porta, sia per l'attaccante che per il centrocampista. E si vede veramente in ogni singola zona del campo questa ricerca, appunto, del passaggio facile per poi andare a cercare la giocata di qualità negli ultimi 10 metri del campo. È veramente una cosa molto positiva proprio per il calcio in generale. Il rinvio del portiere del Nordsjælland. Attenzione, la fuga solitaria. Poi il Nordsjælland prova a entrare per vie centrali. L'apertura del gioco su Svenstrup. Ancora Svenstrup, il tiro di Svenstrup. La palla è lì ancora. Poi prova questa parabola e poi ancora una volta Rossi. Ancora Rossi che ci mette una pezza. Ha letto prima la situazione, ha visto che il giocatore avrebbe effettuato una rovesciata ed ha letto prima la situazione. Complimenti. Ancora la voglia di partire, palla al piede nonostante il pressing. Bravissimi, bravissimi. Ancora la voglia di uscire, palla al piede. Questa è una mentalità che viene data sicuramente dall'allenatore e che porta sicuramente i suoi frutti. Calcio di punizione con la Sampdoria. Sta disputando sicuramente una gran bella partita. Anche la squadra del Nordsjælland sta... sicuramente ci mette della qualità di alto livello. Vediamo Di Pasquale. A volte le partite che finiscono 0-0, che comunque a questo punto sono sempre 0-0, possono sembrare noiose. Qui si è visto della grossa qualità, della grossa tattica e della grossa tecnica. Vorrei fare veramente complimenti alle due squadre e agli allenatori. Papa Sergio dalla bandierina. Seguiamo il calcio d'angolo. Parabola velenosa, palla attraversa tutta l'area di rigore. Sbaglia il disimpegno Dagnano. La Sampdoria a centrocampo, guarda quanti palloni che recupera. Adesso il break è del Nordsjælland in due in scivolata. Nessuno ha avuto paura di nessuno farsi male. Nessuno ha avuto paura, grossa correttezza veramente. C'è questa voglia a mezzo al campo dove si vincono poi spesso le partite di recuperare palloni per andare a provare. Peccato per questa azione, è allargato benissimo sulla fascia, un po' troppo forte, però c'è questa voglia di recuperare palla a centrocampo dove si sa che se vinci un contrasto spesso succede in gol, anche in Serie A, e quindi c'è veramente questa voglia di far bene da parte di questi giovani, di queste giovani promesse. 0-0, 13 minuti di gioco nel corso della ripresa. Dovesse finire con questo risultato si andrà ai calci di rigore. E allora ancora la Sampdoria, ancora la Sampdoria che trova il break con la palla tra i piedi degli attaccanti. Guarda, tutto di prima, sono usciti con un fraseggio bellissimo, il tiro dalla distanza e qui c'è. Complimenti, un fraseggio bellissimo, torna a dire quello che ho detto prima, l'attaccante che di spalle alla porta si appoggia al centrocampista e si gira dall'altra parte. Seguiamo l'azione in contropiede da parte di Svenstrup. Ora lui, alleggerimento per Aik, chiama sulla corsa, ancora Nemeth fermato. Vediamo l'arbitro che decisione ha preso. Calcio di punizione da posizione molto invitante per il Nordsjælland.
qui ci affidiamo al nostro Rossi per il miracolo. Credo che forse poteva anche lasciare andare l'arbitro, però va bene, ha fischiato, l'ha vista giusta così. Calcio di punizione per la formazione del Nordjylland. Allora, l'arbitro va a dire qualcosa al giocatore del Nordjylland. Vediamo chi sarà il giocatore incaricato di battere il calcio di punizione. E in due vanno a dare fastidio al portiere della Sampdoria. Il pallone, c'è Svenstrup, il tiro, la palla è lì, poi viene allontanata ancora Svenstrup, poi c'è il controllo di Gullanken e poi la rimessa è da fondo campo per la Sampdoria. Gara che è un pochettino scesa di intensità, ma è normale. Sicuramente l'alta intensità messa nel primo tempo e per tutta la buona parte del secondo tempo ha portato i ragazzi ad essere un attimino stanchi e a calare un attimino. Viene un pochino anche la paura perché sta finendo il secondo tempo, quindi prendere un gol ora sarebbe veramente difficile da recuperare. Ancora il Nordjylland, mancano 5 minuti di scarsi al termine della partita regolamentare, dopodiché si andrà ai calci di rigore, dovesse rimanere il punteggio di parità. La mitica lotteria dei rigori. Ancora il Nordjylland, guarda come va in slalom il giocatore danese, poi viene messo giù per l'arbitro, tutto regolare. Riparte in contropiede Rosciglioni, questa volta perde il pallone, ancora il Nordjylland, poi in chiusura dietro Lorenzo Malanca. Per vie centrali la Sampdoria, guarda qui che eleganza, grandissimo, grandissimo gesto tecnico, evidenza grassissima personalità, perché rischiando di perdere palla lì crei una grossa problematica alla squadra, invece ci ha messo la grandissima personalità, complimenti. Ora il Sampdoria sta provando, guarda la voglia di andare a prendere il pallone per battere il fallo laterale, per provare a fare gol. Sampdoria che la Sampdoria che ha una gestione buonissima della gestione del pallone. Comunque adesso attenzione, si espone al contropiede di Nemeth. Nemeth messo giù con una spallata, secondo noi sono arrivati tutti e due insieme sul pallone, credo sia stata una normalissima azione da gioco, una spallata maschia. Sicuramente poi naturalmente c'è chiaramente l'arbitro che avrà l'interpretazione dell'arbitro, magari sì, l'intenzionalità di voler far ovviamente cadere l'avversario, e quindi quello può essere. E seguiamo questo calcio di punizione a favore del Nordjylland con Palsmark, prova la giocata, palla comunque come si è visto anche da questi due ultimi calci piazzati, sono due calci piazzati con una storia dietro, ecco, organizzati, tocco del giocatore per l'esterno e no, ma una volta un tiro. Luca, l'intenzionalità per un ragazzo del 2007 di fare il giro palla. Giustamente, anche perché si parla di ragazzi di 10-11 anni, è veramente comunque questa voglia, questa ricerca appunto di fare il giro palla, di far girare la palla, di cercare il compagno smarcato. E comunque è molto positivo e credo siano le basi per ottenere poi dei risultati in tutte le categorie, in tutte le nazionalità, ecco, non è sicuramente anche molto piacevole da vedere. Attenzione ancora alla squadra della Sampdoria che prova a distendersi in avanti con il passaggio, a cercare proprio Rosciglioni, è stato un grande affare nel corso della partita, ha subito tantissimi falli ma anche fatto vedere di avere delle grandi doti, grandissime doti, soprattutto di voglia, di tattica e di tecnica. Anche come dicevamo prima, il giro palla è veramente fondamentale, ma è anche stato molto bello vedere questa partita per la voglia di cercare il numero, la voglia di cercare la superiorità numerica da parte di tutti i giocatori. Calcio di punizione per la Sampdoria, mancano 60 secondi al termine del tempo regolamentare e dunque Sampdoria può usufruire di questo calcio di punizione, vediamo come lo sfrutterà. Va nel mucchio,
Palle lì, arriva il tiro, il gol! E il gol della Sampdoria! Il gol della Sampdoria! Pacini, dovrebbe essere Pacini il marcatore della Sampdoria, gran gol della formazione blu cerchiata. Pacini, e lui, Tancredi Pacini, che gol ragazzi, mamma santissima, guarda la palla fiondata nel mucchio, poi Pacini si gira da grande goleador, una giocata impressionante proprio alla ventesimo della ripresa. Pacini ha calciato benissimo, poi la voglia di riprendere questa palla dopo il colpo di testa, la voglia, sapeva già dove era la porta, ha calciato a colpo sicuro benissimo, ha fatto un grandissimo gol. E qui arriva la grande conclusione dalla distanza con il portiere che alza sulla traversa. Sarebbe stato il fiore all'occhiello per il nostro Rosciglioni, che dopo una partita così si meritava sicuramente il gol. Fatto un dribbling a rientrare, palla che ha assunto una parabola pazzesca. Sampdoria vicina al raddoppio. Dunque calcio d'angolo per la Sampdoria, non c'è il timing giusto per Casalino, finisce adesso la partita, la Sampdoria conquista il terzo posto meritatamente battendo il Nordsjælland 1-0 con la rete al 19° minuto di Pacini. Bellissimo gol, bellissima partita tirata, come dicevamo prima anche uno 0-0 sarebbe stato bellissimo per il livello tattico e tecnico della partita, e la ciliegina sulla torta è stato il gol finale, e forse ha sancito un piccolo merito che aveva la Sampdoria, e forse la vittoria è stata giusta. Bellissimo i ragazzi che si salutano in mezzo al campo, questo fa molto bene allo sport, è giusto che a fine di ogni partita ci sia la voglia di salutare con compagni gli avversari e poi di esultare perché la vittoria va. E ora i ragazzi sono andati sotto la curva, giustamente, a festeggiare. Allora Luca, noi facciamo una piccola pausa perché tra poco c'è la finalissima, ci sono però le interviste con i protagonisti, allora restate con noi naturalmente.